Diretta alle 11.49, Radio R9 per il Pungiglione. In questo momento altri ospiti accanto a me. Buongiorno, prima la donna, Romina Assenti, soprano, cantante lirica. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto anche a Francesco D'Ercoli, ingegnere ma anche pianista nella vita. Sì, esatto, buongiorno. Buongiorno, beh, bisogna anche dirlo, ingegnere, se no cribbio. Abbiamo studiato per niente. Esatto. Quindi, allora... Siamo pronti per la grande riapertura di questa scuola musicale, scuola di musica Perosi. Porto d'Ascoli è la sede e quindi ci prepariamo. E ora per gli iscritti, poi ottobre si parte. Quarto anno quest'anno di lavori, e una bella crescita sia nel numero degli allievi sia anche soprattutto nella qualità anche degli insegnanti. I corsi, ogni anno c'è un corso nuovo, c'è una novità. Facciamo delle belle serate, chiamiamo gli ospiti, quindi grandi concerti gratuiti, grande spettacolo, opera, contaminazioni, quindi un bellissimo progetto che va avanti a sprombattuto. Beh, diciamo che le contaminazioni sono le cose più importanti, soprattutto quando si fa musica, perché poi esatto. Prendi da fuori e arricchisci continuamente il tuo bagaglio, perché anche se hai sposato l'idea del classico, no? Faccio esempio, però non hai detto, ma ce l'ha insegnato anche Pavarotti, quando ha aperto la strada un pochino a tutto, ha messo insieme diversi artisti ed è riuscito con il suo essere cantante lirico a scendere in mezzo al popolo, perché poi era un ascolto di nicchia, giusto Romina? Esatto. Sì, 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 infatti ho anche molti allievi che sono appassionati di musica leggera. Come tecnica io uso quella prettamente lirica per i vocalizzi, però poi vedo che hanno risultato anche nella musica leggera, cioè nel senso riescono meglio ad approcciare anche la quindi musica. È come se uno volesse fare danza, non so, moderna, però inizia dalla classica, quindi dalla prima, dalla seconda, tutte le mosse giuste, quelle iniziali, che le la bimbe. La base classica, esatto. Io è quello che ho imparato, quindi è quello che trasmetto, però ecco, si trovano bene. Chiaramente. E qualcuno si appassiona anche alla fine di lirica. Vedi che succede, no? Succede esatto, che dal esatto. pop rock che voleva fare a un certo punto si ritrova. Beh, la musica è 360 gradi. E spesso ci sono anche dei pregiudizi, cliché, un po' così, no? Frutto anche magari di una cattiva frequentazione. Se uno la classica non l'ha mai vissuta, non l'ha mai studiata, è chiaro che sembra un mondo esclusivo, un mondo per pochi, alcuni, secondo me anche alcune istituzioni accademiche a volte per scelta insomma mettono una sorta di muro come se fosse un limite invalicabile, in realtà poi la musica è tutto e noi siamo intrisi di musica classica anche nel moderno. Sono d'accordo. Allora, abbiamo assistito ai grandi programmi televisivi dati dalla TV nazionale che poi hanno fatto salire, no, vertiginosamente le iscrizioni in quell'ambito. Faccio un esempio, sì. È arrivato Ballando con le Stelle, scuole di sì. ballo, il boom totale. È arrivato, non so, la roba sulla cucina, tutti quanti che vogliono cucinare, tutti i cuochi, tutti bravissimi, tutti stellati così. Secondo voi sarebbe opportuno, vabbè, ci sono talent legati alla musica, però poi lì forse c'è il fatto che, no vabbè, quello è troppo bravo, quindi io non riuscirò mai ad essere uguale, però potrebbe essere una cosa valida quella di un talent legato alla musica, però in questi termini, per sì. potervi aiutare anche, per far conoscere ancora meglio questo tipo di musica? Ah, potrebbe, penso di sì, ormai il mondo è così, si lavora molto con gli occhi, quello che uno vede attira, e quindi tanti discorsi servono a poco, forse sì, sicuramente potrebbe aiutare. Che poi per la musica non è mai troppo tardi, noi abbiamo anche allievi, diciamo adulti, che si cimentano e si stupiscono dei risultati che ottengono. Beh, bella cosa stai dicendo, perché chiaramente uno quando pensa alla scuola, in qualsiasi settore, pensa sempre, sì. vabbè, ma non c'ho più l'età, sì, invece sì, no, sì, stimoliamo esatto. anche gli ascoltatori di una certa età, gli âgés, come li chiamo esatto. io. Infatti, no? Sì, a iniziare sì, sì. anche tardi. Ma poi dire. Uscire anche da un discorso meramente non economico, di guadagno, con la musica non si mangia, eccetera, eccetera. Sì, però voglio dire, è qualcosa in più che ti dà molto. Sì, creatività. C'è chi va a giocare a estero, bocce, chi a freccette, esatto, chi fa calcetto esatto. e chi va a fare un certo, po' di musica. La anche passione esatto. che può coltivare anche oltre. Insomma, benissimo, sono d'accordo. A tutte le età possiamo suonare e cantare.
A meno che non sei una campana come me, però sentiamo. No, vuoi lavorare su di me? Guarda, noi lavoriamo su tutto. Francesco, potresti chiudere all'improvviso la scuola. Però, chiusa. Sentiamo, invece, Romina ci ha portato un disco. Sì. Raccontamelo, perché poi sentiremo anche un pezzo. Un CD inciso in sala di incisione, nella sala di incisione di Nepezzano. È musica dimenticata e musica ritrovata. Sì. È un CD inedito. Fatto con l'associazione Haydn, con il maestro Sara Torpati, è una sua iniziativa, maestro compositore e pianista, e con diverse colleghe abbiamo inciso questo CD. È un inedito perché è una prima incisione in assoluto. Ah, sono bello, mai, bello. Mai incise. E tu canti in 2, 3, 4 tracce? 5 brani. Ah, perfetto. E allora, quella cantante che stiamo per ascoltare, così facciamo sentire un pezzetto. La tenerezza di Mariella Brambilla. Allora la sentiamo un pochino insieme per renderci un pochino conto. Signori, questa è la voce di Romina Assenti. Forse. Eccola qua. Cantata da Romina Assenti con noi questa mattina. Però Romina, ma per cantare così mangi le alici? Anche, e bevo aloe. Ecco, dici un pochino di tecniche, di trucchi anche per... Ti ho visto molto presa, già con un... Ma guarda che a me piace ridere. Già la voglia di iscriverti alla nostra... Io, veramente, ci provo in tutti i modi. Io potrei anche farlo, però poi ecco, non vorrei farti abbassare la tua stima, Francesco. No, facciamo il prima e il dopo, il prima e il dopo. C'è il tono, quindi... detto all'insegnante maestra superiore che c'è il tono. Esatto, per chi fa lo speaker, insomma. Basta una nota, basta. Ecco, io, buongiorno! Ecco, e subito si aprono gli animi. E... Applausi. Applausi, una scena aperta. Sì, perché in realtà nessuno nasce stonato. Ah, ecco, quindi sono stata deviata nel corso, nel percorso della mia vita qualcuno mi ha deviato. Sei convinta che non potevi cantare? Lo perché so. In realtà nessuno, perché in pratica con l'orecchio destro noi ascoltiamo l'intonazione, sì. Con il sinistro ascoltiamo altre frequenze. E quindi nel mio caso cosa è successo? È l'allenamento che si perde. Ho avuto e la convinzione di essere stonati. Che poi... Io, brava Romina, io sono sicura di aver avuto degli insegnanti sbagliati, perché ho fatto una scuola di musical a San Meto il Tronto con due personaggi pessimi, lo dico e me ne prendo la responsabilità, ma figuriamoci questo è il pungiglione. Due personaggi pessimi e credo insomma di aver avuto ecco la non giusta, non solo il non giusto insegnamento, ma proprio lo stimolo non c'è stato. No, tu non sai cantare, quindi non fai nulla, cioè, capito? Erano questi tipi è qua. È questo quello che è ecco. Un poi frena il tutto. E loro tendono ad utilizzare, sì. Non so, le persone che già sanno cantare perché loro devono far bella figura allo spettacolo finale, quindi tendevano in qualche modo anche a penalizzare chi in realtà con la voce non ci aveva mai fatto ste robe oltre lo speaker, ma non aveva mai cantato e quindi non lo sai fare, sei stonata, per carità. Ecco, questi erano due grandi insegnanti. Ma io Eugenio e Paolo, ecco, abbiamo detto anche noi. Ti posso dire la mia esperienza, io per un periodo ho smesso di suonare quando ero, diciamo, ragazzo, perché ho smesso, come ragazzi te si potrebbe smettere di suonare, ho ripreso 4-5 anni fa e pensavo di non riuscire anch'io, quindi pensavo di ormai non avere più la forza di stare davanti a uno strumento 3-4 ore a studiare, invece ti sei riscoperto, ce l'ho e come, anzi non ne posso fare a meno. Bello. Quindi consiglio a tutti chi ha un sogno nel cassetto di aprire questo cassetto e di venire da noi a studiare, anche perché
l'arte è musica, l'arte musicale è chiamata in modo singolare ad infondere speranza nell'animo umano così segnato e talvolta ferito dalla condizione terrena. Benedetto XVI. Sì, io sono molto legato a questo pontefice, perché lui è un musicista e quindi sa toccare anche le pieghe dell'animo umano. E penso che il suo discorso, al di là della confessione che uno ha, vale per tutti. Ho capito. No? Allora, Scuola di Musica Perosi, per questo anno 2014-2015, i nostri amici Francesco D'Ercoli e Romina Senti vi aspettano. Sono aperte le iscrizioni, ma lo saranno per tutto l'anno. La lezione gratuita di prova c'è, anche per capire se l'ambiente può piacere o meno. Sì. La sede è Porto d'Ascoli e se volete c'è anche una pagina Facebook, basta cliccare Scuola Musica Perosi e poi insomma basterà insomma venirvi a trovare. Dove? Via? Allora, via Valtellina, siamo all'angolo di Casimir, che è Porto d'Ascoli. Via Valtellina, Porto d'Ascoli, quindi insomma le coordinate ve le abbiamo date tutte. Grazie Francesco D'Ercoli, pianista. Grazie a te. Grazie Romina Senti, ci siamo anche deliziati con la tua musica, la tua voce, fantastica davvero. In questa nostra mattinata, ragazzi, in bocca al lupo per questo ennesimo anno dedicato alla musica. Grazie. Noi fra poco insieme.